Marco nacque a Venezia e sua madre morì quando lui era ancora piccolo. Infatti, crebbe con gli zii, in quanto il padre si trovava lontano da casa. Il padre era con suo fratello lontano, in quanto egli era un mercante e da piccolo Marco sognava di partire per un lungo viaggio. I mercanti che approdavano al porto di Venezia raccontavano storie piene di fascino che incuriosivano il ragazzo e un bel giorno suo padre e suo zio finalmente tornarono arricchiti e invecchiati dall'Oriente. Essi raccontarono a Marco di un grande sovrano, il Gran Khan, il signore di tutti i mongoli, che si chiamava Kubilai, e Kubilai era stato molto generoso con loro e attendeva il ritorno in Cina dei due uomini. Nel 1271 i due uomini ripartirono per la Cina e questa volta con loro portarono anche Marco. La prima tappa importante di questo lungo viaggio fu la Terra Santa, più precisamente San Giovanni d'Acre, dove i tre vennero accolti dal religioso Tebaldo. Proseguendo il loro viaggio, Marco, Matteo e Nicolò giunsero a Gerusalemme per prendere l'olio che ardeva nel sepolcro di Cristo, da donare al Gran Khan, e qui appresero che Tebaldo era diventato nel frattempo papa. Così Marco, il padre e lo zio tornarono a San Giovanni d'Acre, dove il papa dette loro una lettera che i tre avrebbero dovuto consegnare al Khan e affidò ai mercanti dei religiosi che avrebbero dovuto portare la parola di Cristo in Cina per ottenere un gran numero di conversioni in Cina. Ripreso il viaggio, Marco vide molte cose davvero suggestive, tra le quali l'albero secco di Isso, famoso in quanto legato alla battaglia nella quale Alessandro Magno sconfisse il re persiano Dario. Marco ripartì con gli altri in direzione delle terre del Khan, ma ben presto la piccola carovana si ritrovò nel bel mezzo di una guerra tra le truppe del sultano e quelle dei mongoli. Tutta una serie di peripezie non consentì ai religiosi, che aveva affidato il papa, di poter giungere in Cina, in quanto essi preferirono tornare indietro a causa dei tanti pericoli e delle difficoltà del viaggio. Durante il tragitto vi erano dei caravanserragli dove le carovane potevano riposare in tutta sicurezza e magari i mercanti qui potevano concludere anche qualche vantaggioso affare. Nel 1272, dopo tante peripezie, Marco e gli altri provarono a imbarcarsi a Hormuz per proseguire il viaggio via mare, ma essendoci un'epidemia non fu possibile. Così il viaggio proseguì via terra e Marco ad un certo punto vide un misterioso olio nero che prendeva fuoco. Era il petrolio. Il viaggio si fece sempre più aspro e periglioso man mano che la piccola carovana si avvicinava alle montagne innevate dell'Asia centrale del Karakorum. E giunti nelle montagne innevate del Karakorum, Marco notò che quando i tre facevano bollire l'acqua, bolliva quasi subito e questo rendeva difficile la cottura dei cibi. Dopo altre settimane di viaggio, i tre raggiunsero le terre dei mongoli e Marco iniziò a conoscere le usanze e i costumi dei mongoli. Il padre di Marco fece vedere ai mongoli una piastra d'oro di riconoscimento che il Gran Khan aveva dato al padre di Marco per farsi riconoscere come emissario dell'imperatore degno di rispetto. I tre giunsero presso le immense dune che cantano nei pressi del deserto del Gobi,
Marco attraversò con il padre e lo zio questo enorme complesso di dune che Marco chiamava le montagne della sabbia che mormora, in quanto in questi posti, quando il vento soffia, la duna emette dei suoni. Proseguendo il suo cammino, Marco continuò a fare conoscenza di nuove popolazioni e religioni. Egli visitò infatti le grotte dei mille Buddha nei pressi della città di Dunhuang. Successivamente egli raggiunse finalmente la residenza estiva del Gran Khan presso Chandu. Finalmente, dopo anni di viaggio, egli poté incontrare il sovrano più ricco e potente della terra e donargli l'olio che ardeva nel santo sepolcro per sua moglie, in quanto la moglie del Khan era di fede cristiana. I tre conclusero importanti affari commerciali con il Gran Khan e divennero ricchissimi, e Kubilai prese molto in simpatia Marco, e tra i due nacque un rapporto d'affetto, stima e fiducia. Marco rimase ben 17 anni in Cina con il padre e lo zio, fece amicizia con il figlio del Khan e gli vennero dati anche importanti incarichi. Ad esempio, Marco fece un viaggio nella Cina del Sud, che era stata conquistata da poco dal Gran Khan, per verificare anche l'operato dei funzionari del luogo. In Cina, Marco poté conoscere le usanze della gente e scoprire una civiltà straordinaria, che già conosceva ed usava la carta e la polvere da sparo, e inoltre sapeva scrutare le stelle con i suoi numerosi astronomi, e spesso dalle stelle le persone cercavano risposte alle loro domande. Ai tempi di Marco, l'immenso impero del nonno del Gran Khan, Gengis, era stato suddiviso in quattro parti e quella del Gran Khan era la più importante. Egli tentò due volte senza successo di invadere il Giappone, ma per una serie di motivi, tra i quali alcune tempeste, egli venne sconfitto e non riuscì a conquistare il Giappone. Marco, lo zio e il padre chiedevano spesso ad un certo punto il permesso di tornare a Venezia al Khan, in quanto avevano nostalgia della loro città, ma egli non volle perché era molto legato a loro e fece di tutto per trattenerli, fino a quando il Khan ebbe la necessità di condurre una principessa in Persia e Marco e gli altri ebbero l'occasione per tornare a casa, in quanto il viaggio della principessa sarebbe avvenuto via mare e i veneziani erano abili navigatori. Così, dopo 17 anni di permanenza alla corte del Gran Khan Kubilai, Marco, il padre e lo zio tornarono a casa e dopo un viaggio prevalentemente marittimo, i tre giunsero a Venezia. Anni dopo, Marco Polo partecipò a una battaglia tra Venezia e Genova e venne catturato e imprigionato, e fu proprio durante la prigionia che Marco conobbe Rustichello di Pisa, al quale raccontò le sue avventure in Oriente. Fu proprio durante la prigionia che Marco conobbe Rustichello di Pisa, anch'egli prigioniero dei genovesi, al quale Marco raccontò le sue avventure in Oriente, e i racconti di Marco fatti a Rustichello di Pisa divennero Il Milione, una delle opere più famose di tutti i tempi, che fecero di Marco Polo il viaggiatore più famoso della storia, lui che raccontò con passione a Rustichello le tante storie vissute lungo la Via della Seta. In seguito Marco Polo venne liberato e tornò a Venezia, dove visse ricordando i suoi viaggi fino al 1324. Le sue avventure furono oggetto di ammirazione ed emulazione da parte di altri grandi esploratori della storia, fra i quali Cristoforo Colombo.